privato, se non è la famiglia, che sono tante assicurazioni, e volevo assicurare anche una vecchissima moto, 50 anni fa, e gli ho chiesto un'assicurazione anche su questa moto, e mi ha sparato una cifra alta, gli ho detto, ma guarda che farò 100 km l'anno con questa moto. Io mi sono chiesto, ma un incidente può succedere anche in quei 100 km? Ero d'accordo e ho annullato questa assicurazione. Avevo, abbiamo litigato, ma glielo ho annullato tutto. Perché? Perché l'assicuratore, se gli vuole un dolore chiaro, può dire di questa frase. Certo, un incidente può anche succedere, mi faccio 100 km con la moto bianca. Se mi vuole un dolore chiaro. Però, la probabilità che succeda un incidente con un mezzo da 100 km, è la probabilità che stesso guidatore succede un incidente facendo 100.000 km e più 1.000. Perché che cos'è che uniforme? È uniforme la probabilità per chilometro percorso, non per mezzo impiegato. Perché io stavo tornando la coperta, la probabilità tutto l'anno, la probabilità è se ci sia un incidente, a meno che proprio uno non me la tira di testa, così va, non è coperto dalla scuola. Quindi, questa frase qui che è del vento, l'assicuratore fonde la sparata perché fa parte di queste forze, fino a che dice, ma sì. Ma a me non la deve dire perché, se dico faccio 100 km in questo mezzo, mi devi chiedere il prezzo che faccio all'anno 60.000 e sempre io. Quindi, mentre la logica è 0-1, binario, può succedere un incidente con la moto bianca per 100 km? Sì. Può succedere un incidente con la macchina che ne fa 40.000 all'anno? Sì. Quindi abbiamo 1 e 1 in gravità. Ma non siamo più nello 0-1, 0, poi qui niente, 1. La probabilità è da 0 a 1 e qui tutti i numeri reali compresi da 0-1. E allora, qual è la probabilità per chilometro percorso di avere un incidente? Sarà un certo numero. Moltiplicato questo numero per chilometro percorso è la probabilità di avere un incidente, anche lo stesso guidatore, con un certo mezzo, e quindi se lo faccio con quell'altro 400 volte di percorso, vuol dire che ho 400, la probabilità 400 volte superiore ad avere un incidente durante un anno con quella è 0-1 per la logica, ma è da 0 a 1, anche se li compresi, quindi da 0 a 1 per la probabilità, e ogni valore intermedio è possibile. Quindi è possibile, l'impossibile è 0, il certo è 1, da 0 a 1 è tutto possibile, ma può essere possibile con 0,0000000, o può essere possibile con 0,999, no, sono entrambi possibili, sì. Ma chi scommetterebbe tutto l'altro?